Allora, siamo qui con Mister Scebbo, allenatore del Real Pianopo, giusto? Non sbaglio. ASD ASD Pianopo. Pianopo, scusa, chiedo scusa. Allora, Mister, una partita, insomma, si è vista la forza della palla del Torpedo, però diciamo che fino al 18° del secondo tempo il Pianopo era in partita, anzi, aveva giocato anche un buon primo tempo, e su un errore magari della difesa, il 2-1, e poi dopo, diciamo, il terzo gol il Pianopo è crollato. Diciamo. Siete d'accordo con la mia analisi, insomma, oppure... Sì, giustissimo, sì, giustissimo. Diciamo che purtroppo è l'annata che è così, tranne qualche partita che purtroppo poi quando sei lì in fondo è sempre difficile, no? A livello, diciamo, di armonia affrontare alcune partite. Però noi ce la giochiamo sempre a livello tecnico-tattico. Purtroppo ci sono degli episodi, dei problemi che abbiamo noi che ci penalizzano e che ogni partita poi tieni, però quando poi prendi un tiro, due tiri, prendi tre gol e ne devi fare 20 per cercare di farne uno, prendi il primo un po' ti demoralizzi, il secondo ancora di più, il terzo poi molli. Non è secondo me una questione atletica, è proprio una questione che per la situazione in classifica, appena poi vai sotto di due gol, tendi mentalmente a mollare. Però dall'altra parte noi sapevamo che Capo Vaticano e Vallata del Torbidora sono squadre che ambiscono a vincere il campionato, quindi di sicuro non regaliamo nulla, ma sapevamo che potevamo non fare i 3 punti. Sono altre le partite, già noi, io già sono con la testa a Nuova Valle che è la prossima partita, perché per salvarci dobbiamo stare tranquilli fino alla fine, fino all'ultimo secondo dell'ultima partita noi ci giocheremo la salvezza. Diciamo che ancora non è detto, però diciamo è difficile, non è che ancora il pallone è tondo, diciamo, il problema è... Sì, però 7 punti sono 7 punti, no? Nel senso non è che abbiamo 15-20 punti. Allora, però con Nuova Valle, secondo me è una partita più abbordabile di quella di oggi, ecco. Più abbordabile, ma loro faranno il discorso al contrario. Se vinciamo col Pianopoli probabilmente i playout nemmeno si fanno, visto che noi, Mileto e Jerax siamo ultimi a pochissimi punti. Quindi non è che si va a Nuova Valle e faremo una partita semplice, anzi, forse ci sarà meno spettacolo e più una partita basata sulla grinta e sul carattere. Quindi ci prepareremo questa settimana, ripeto. Chi vede il risultato, come tante altre partite, vede un Pianopoli sprofondare lì sotto. Però noi sappiamo che ci siamo vivi e come squadra cercheremo di, fino Ma alla penso fine, che di dare anche battaglia. oggi, anche per il risultato, penso che non è forse un po' troppo pesante, credo che l'abbia anche dimostrato, mister. Sì, ma per questo. Però, ripeto, noi siamo una squadra, rispetto all'anno scorso sono cambiati 15 ragazzi, ce ne sono tanti che hanno 18 anni, 17, 19, quindi siamo una squadra che vuole divertirsi, non, la nostra ambizione non è vincere il campionato, è solamente creare questo gruppo a Pianopoli e mantenerlo. Allora, Vallelongo Giuseppe, tecnico, allenatore della Torpedo, per Interforze Città di Maida. Allora, ecco, Giuseppe, una bella partita del Vallelongo, però diciamo che fino al 10° del secondo tempo, insomma, 18°, la Vallata ancora stava soffrendo, diciamo, gli attacchi del Pianopoli, che si rendeva pericoloso, però dopo il terzo quarto gol, insomma, lì si è chiusa la partita e poi avete dilagato. Siete d'accordo con la mia analisi, oppure diciamo hai qualcosa più da dire a me? No, il primo tempo è stata una partita abbastanza combattuta, dove loro tenevano bene il campo, erano ben organizzati e quindi non avevamo molti spazi e la partita era giocata, come ben hai detto tu, quasi sul centrocampo. Poi il secondo tempo siamo un pochino usciti, pian piano siamo riusciti a ritrovare il doppio vantaggio e poi onestamente è stato un pochino tutto in discesa, sempre che loro hanno fatto la loro onesta partita, non mollando mai. Ecco.